Allora, in risposta all'interpellanza in oggetto e per quanto di competenza dell'assessorato, si precisa quanto segue. Relativamente al primo quesito, rispondo che l'importo di 895.000 euro, oltre IVA, derivato dall'approvazione dell'integrazione al progetto ambientale avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale del 27 dicembre 2013, meccanografico 2013-07690, è stato imputato dal residuo del corrispettivo del diritto di superficie ancora dovuto, pari ad un totale di euro 4.200.000 oltre IVA, dalla Juventus S.p.A. In adempimento alla successiva deliberazione della Giunta Comunale, meccanografico 2013-7692 del 27 dicembre 2013, in data 30 dicembre 2013, Juventus S.p.A. ha pertanto versato alla città euro 3.305.000 oltre IVA, imputati al capitolo plusvalenze derivanti da dismissioni immobiliari. 2. Le motivazioni richieste dall'interpellanza in oggetto sono puntualmente illustrate nella deliberazione della Giunta Comunale meccanografico 2013-7690 del 27 dicembre 2013. In particolare, già l'articolo 8 del contratto definitivo, stipulato in data 14 giugno 2013, prevedeva che, qualora fossero emerse problematiche ambientali non conosciute o non conoscibili, eccedenti l'ordinarietà dell'uso dell'area e o determinate da eventi, azioni o omissioni precedenti la consegna, la città manleverà la società Juventus dagli aggravi dei relativi costi a pena di risoluzione del contratto. Punto 3. Come si evince dal progetto ambientale approvato con deliberazione della Giunta Comunale meccanografico 2013-4050 del 6 settembre 2013, prima della consegna dell'area alla società Juventus non era stato possibile procedere ad una quantificazione precisa dei rifiuti esistenti, in quanto parte degli stessi era presente nei locali della cascina, non accessibili in condizioni di sicurezza. Altri rifiuti erano inoltre presenti su aree sulle quali insisteva una fitta vegetazione che ne impediva l'identificazione e relativa quantificazione. Infatti, solo successivamente alla consegna dell'area e con l'avvio dei lavori e dell'attività di smaltimento, veniva constatata la presenza di notevoli quantità di rifiuti in quantità e dimensioni non ipotizzabili ed eccedenti l'ordinarietà. A tutela dell'amministrazione, ovviamente, aggiungo che sia la delibera citata, quella del 6 di settembre, che approvava in prima istanza il primo studio ambientale, recava in allegato la medesima deliberazione di giunta, i pareri di congruità tecnica e il parere di congruità economica sui contenuti dell'elaborato. Come sa bene il consigliere Bertola, un piano di caratterizzazione, per quanto può essere di dettaglio, presuppone il fatto di poter svolgere delle indagini e di avere l'accessibilità del sito e del luogo. Ed è evidente che sia le condizioni contrattuali citate nella precedente risposta, sia ovviamente la situazione di fatto in essere sulla cascina Continassa, non erano nelle condizioni date. Stesso parere di congruità tecnica e stesso parere di congruità economica è stato richiesto ai nostri uffici tecnici in relazione alla seconda delibera che integrava il precedente studio ambientale, che è quella a cui fa riferimento, relativa agli 895.000 euro oltre IVA, che sostanzialmente, a valle dell'accesso dell'area e delle prime operazioni di smaltimento di una completa caratterizzazione del sito, evidenziava che la non rispondenza in termini quantitativi e qualitativi della precedente valutazione e imputava, a valere del corrispettivo, ulteriori oneri per 895.000 oltre IVA. Nella medesima deliberazione si fa preciso accenno che, qualora le operazioni di sgombero dei rifiuti e di bonifica fossero in realtà producessero somme inferiori, ovviamente la città riconoscerà un quantitativo inferiore, qualora invece questa stima non fosse sufficiente, in ogni caso la città nulla sarà dovuto a Juventus per l'ulteriore smaltimento. In merito al punto 4, l'assessorato all'assistenza comunica che i nuclei allontanati dalla cascina Continassa non hanno ricevuto nessun intervento economico o benefici dalla città. Nell'immediatezza dell'intervento, in collaborazione con la Polizia Municipale e l'Ufficio Nomadi, è stata messa a disposizione, per i soggetti più fragili, la palestra della Protezione Civile di Via dei Gladioli. In seguito, le associazioni che storicamente si occupano di Rom, e cioè AIDS e Terra del Fuoco, hanno accolto presso le loro strutture alcune famiglie con bambini e anziani fragili, svolgendo azioni di accompagnamento sociale. La Polizia Municipale ha comunicato inoltre che l'elenco numerico e nominativo degli occupanti della Continassa è stato più volte verificato in occasione dei censimenti programmati periodicamente in tutti gli insediamenti autorizzati e spontanei presenti in città.
Al momento dello sgombero, donne e bambini sono stati ospitati per una notte presso la palestra della Protezione Civile, sita in via delle Magnolie 5, senza che ciò comportasse dei costi per l'amministrazione. Non si è invece a conoscenza dell'attuale dimora degli stessi. Per quanto riguarda invece il punto 5 conclusivo, in ordine alle eventuali azioni giudiziarie nei confronti degli occupanti, degli ex occupanti dell'intera area, a mia informazione non sono state prese iniziative di carattere giudiziario, mi consente al consigliere Bertola una battuta di carattere politico. È evidente che questa operazione, come dire, ha lo scopo esattamente di riqualificare un'area che aveva di per sé un forte degrado, che storicamente si è andato a sovrapporre in oltre 30 anni di sostanziale abbandono di questa area, ed è del tutto evidente che diventerebbe impervia, se non del tutto velleitaria, la strategia di rivalersi su chi che sia in ordine allo stato di degrado, in una ragionevole azione che deve avere l'amministrazione di svolgere attività eventuali di rivalsa laddove sussistano degli elementi oggettivamente chiari di possibilità di giudizio favorevole a favore dell'amministrazione. Non credo onestamente sia il caso della Cascina Continassa, che, come dire, ha una storia ultra trentennale di degrado e di abbandono, in cui, torno a dire, qualunque azione in sede, come dire, giudiziaria di rivalsa sull'attuale situazione avrebbe un connotato di grande aleatorietà e credo sia in qualche modo velleitaria. Assessore, prego, consigliere Bertola. Grazie, assessore, per la risposta. Siamo di nuovo all'ennesimo capitolo della vicenda Continassa, però mi sembrava il caso di sollevarlo, insomma, di non lasciarlo passare così completamente liscio, nel senso che la morale è che dal prezzo già, secondo noi, assolutamente non congruo, troppo basso, chiesto alla Juventus per l'area, ma questo ovviamente è una valutazione politica, ancora siamo andati a scontargli 1.100.000 euro quasi per questa vicenda della rimozione dei rifiuti. Ovviamente che loro poi hanno speso per rimuovere i rifiuti, quindi insomma non li hanno dati a noi, li hanno spesi per questa cosa, però di fatto abbiamo fatto un ulteriore sconto consistente perché noi non ci siamo accorti per tempo che lì c'erano rifiuti non per i 175.000 euro stimati all'inizio, ma per 1.000.000 e passa, alla fine quasi 1.300.000 euro con l'IVA dentro. Però ecco, questa è la prima obiezione che noi facciamo all'amministrazione, cioè capisco la fretta, il fatto che ci fosse un contratto, dovessimo consegnare l'area e tutto, però se il 6 di settembre l'amministrazione non era in grado di stimare il costo dei rifiuti, ma talmente non in grado da stimare 175.000 euro quando il costo effettivo è 1.300.000 euro, quindi neanche vagamente, forse era il caso di fermarsi un attimo e fare questa stima un po' meglio per capire poi se effettivamente alla fine tutta l'operazione economicamente conveniva, stava in piedi, perché continuiamo ad avere un'operazione che diventa sempre meno economicamente conveniente per la città, sempre più carica di costi per noi, a vantaggio di un privato che farà tutte le sue operazioni illegittime, insomma, di sfruttamento commerciale dell'area, che però insomma sicuramente gli renderanno una cifra notevole. E quindi insomma qui secondo me c'è stato un momento in cui la Giunta ha sbagliato, secondo me dal punto del mio vista politico, ad andare avanti così, salvo poi trovarsi neanche due mesi dopo la sorpresa della Juventus che batte cassa e dice, giustamente dal loro punto di vista, noi abbiamo comprato un'area che ci avete detto che sarebbe stata pulita con 175.000 euro, in realtà ci va 1.300.000. Però giustamente fino a un certo punto, perché appunto anche chi compra in questo caso il diritto di superficie o comunque un'area avrebbe il dovere di accettarsi le condizioni. Quindi a me sembra francamente incredibile sostenere che il 6 settembre nessuno sapeva che lì c'era questa montagna di involucri di cavi di rame bruciato per estrarre il ramo, perché è vero che non si poteva entrare, noi ci sono stato anch'io prima di tutta la vicenda in quella cascina, effettivamente capisco che uno non si fidasse tanto a infilarsi nei buchi e capire cosa c'era dentro. Però un mese dopo poi qualcuno ci si è infilato e li ha visti, quindi forse invece di farlo un mese dopo si poteva comunque trovare il modo di farlo un mese prima. E quindi insomma, essendo un posto oltretutto conosciuto, dove c'è stata questa vicenda addirittura del pogrom, eccetera, come è stato chiamato, cioè, dove siamo stati come commissione consigliari, i vigili erano regolarmente, eccetera, cascare dal pero e dire non sapevamo che c'erano tutti quei rifiuti, mi sembra onestamente, perlomeno lascia delle perplessità. In più, allora, anche ammessa questa cosa, cioè che appunto la Juventus sia dalla parte della ragione per come è stato scritto il contratto, che poi anche lì bisognerebbe andare a capire perché nel contratto abbiamo messo una clausola di quel genere, in cui noi a scatola chiusa come città ci siamo impegnati a rifondere di qualunque costo di pulitura dell'area, se veniamo fuori 20 milioni di euro andargli 20 milioni di euro, cioè vabbè, comunque vabbè, chiusa la vicenda con la Juventus rimane però la vicenda poi dell'andare a capire chi ha inquinato l'area, perché la legge in generale ha questo principio sacrosanto che chi inquina qualcosa deve pagare per la sua pulizia. Io capisco che si dica, lì c'è il degrado,
cioè sono 30 anni, cioè, però qui non stiamo parlando dei residui di 30 anni, stiamo parlando, da quello che mi è stato detto, dal residui dell'attività di ripulitura dei rami, di estrazione dei rami dai cavi bruciando gli involucri, attività per la quale ci sono testimonianze, cioè chiunque abiti nella zona ha visto questi roghi, ha visto le persone, cioè se abbiamo bisogno di testimoni che accertino che lì gli occupanti dell'area negli ultimi anni prima di andarsene hanno svolto quell'attività, francamente credo che ne troviamo senza problemi in tutto il quartiere. E quindi, dato che, come mi ha confermato, abbiamo anche l'elenco nominativo di chi stava lì, io personalmente credo che un pensiero a fare un'azione di responsabilità ce l'avrei. Poi posso anche capire che uno valuti che probabilmente questi rom risultano nulla tenenti, quindi anche se gli chiedi 1.300.000 euro non troverai mai niente, spendi dei soldi per una causa che non ti porterà sostanzialmente risultati. Questa può anche essere una valutazione comprensibile dal punto di vista, diciamo, strettamente utilitaristico, economico, eccetera, però c'è anche da considerare l'altro fattore, cioè comunque il fatto che la città dovrebbe cercare di non passare sempre per la parte che tanto si tiene il cerino in mano e alla fine paga con i soldi pubblici qualunque problema ci sia in questa città. Perché così come è giusto che quando queste persone hanno diritto all'assistenza, secondo tutte le regole, eccetera, abbiano l'assistenza come ce l'ha chiunque altro, le stesse regole, parità di condizioni, però è anche giusto che quando violano la legge gli si faccia pagare la violazione della legge. E se creano un danno così ingente alla città, perlomeno andrei a vedere, perché poi sì, magari non hanno niente, magari invece hanno anche del patrimonio che comunque un certo valore ce l'ha. Non è che voglio fare la crociata contro questi, però cioè, che siano rom, che siano stranieri, italiani, belli, brutti, alti, cioè, indipendentemente da chi siano e da che caratteristiche abbiano, se c'è una persona che ci ha creato, un gruppo di persone che ci hanno creato 1.300.000 euro di danni, io glieli chiederei. Dopodiché, per carità, l'amministrazione faccia le sue valutazioni, e anche questa è una scelta politica, se chiede o non chiede indietro questi soldi, e quindi alla fine, boh. Però io personalmente credo che in qualche modo la città dovrebbe metterci tutto l'impegno che può metterci per recuperare questo danno che hanno subito le casse pubbliche, perché l'idea che tanto sì, c'era degrado e alla fine paghiamo sempre noi, francamente non mi piace per niente. Grazie. Assessore, intende replicare brevemente? Prego. Ma l'intervento del consigliere Bertola mi conferma in due ragionamenti. Il primo è che, come ho avuto modo di dire, peraltro tutto è assolutamente nella disponibilità del consigliere Bertola, quindi gli studi tecnici, i pareri di congruità dati dai nostri uffici, quindi lui stesso potrà avere contezza, qualora lo richiedesse, di poter accedere in totale assoluta libertà a verificare quelli che sono stati i supporti tecnici forniti all'amministrazione comunale relativamente all'iter procedurale. Il secondo elemento però di carattere generale mi viene, come dire, spontaneo, sentendo le riflessioni del consigliere Bertola, a dire che noi siamo assolutamente ben disponibili a individuare all'interno del nostro bilancio comunale delle risorse finanziarie pubbliche che possano, come dire, consentire alla città di bonificare aree di propria proprietà in giro per la città. Continasse una, ma ce ne sono anche tante altre. Per cui, senz'altro, e qualora come dire, il Consiglio Comunale deliberasse di non addivenire a una modalità per cui noi riqualifichiamo delle porzioni di nostra in senso di città, porzioni attraverso queste modalità, e invece utilizziamo risorse dei cittadini, che sono risorse dei cittadini pure quelle, consigliere Bertola, non è che non siano risorse dei cittadini, e aggiungo che sono risorse dei cittadini e che comunque su cui il Comune, come dire, può decidere di destinare anche eventualmente ad altre operazioni. Però se l'impostazione che viene data è questa qua che mi è parso di cogliere nelle parole del consigliere Bertola, e cioè che noi non dobbiamo, come dire, utilizzare operazioni di riqualificazione per bonificare le aree, ma che non ho capito come noi le bonifichiamo, con quali risorse finanziarie. Se il consigliere Bertola, nella discussione che affronteremo sul bilancio, avrà la bontà e l'accortezza di rimpinguare i capitoli relativamente alle bonifiche della città di Torino, io non potrò che esserne ovviamente contento. Nelle more però di questa, come dire, a mio modo di vedere, stante le condizioni generali e concrete, non astratte, velleitaria, come dire, azione, noi dobbiamo fare un pochino, un po' come possiamo fare, e pensiamo, e con grande franchezza difendo l'impostazione, di immaginare operazioni di riqualificazione urbana su aree della città di Torino, perché di questo stiamo parlando, in cui, come dire, l'operazione di resa all'onore del mondo dal punto di vista ambientale viene conteggiata nell'ambito dell'intervento medesimo. Perché questo somma due effetti positivi. Il primo è che di norma questa cosa qua è una bonifica che viene caratterizzata sulla base dell'effettivo progetto e quindi non in senso generale astratto e quindi potenzialmente dannosa per le casse pubbliche, ma come lei sa la normativa sulle bonifiche
stabilisce livelli diversi di qualità ambientale sulla base del progetto, pertanto si fa una cosa, come dire, già caratterizzata sul progetto e soprattutto si tiene insieme l'insieme complessivo della riqualificazione, cioè la sistemazione ambientale e la riqualificazione dell'area, senza sfasare temporalmente o concettualmente i due interventi. Per cui, ovviamente, qualora il Consiglio Comunale decidesse di affrontare la questione sotto un'altra chiave di lettura, cioè usare risorse dei cittadini, totalmente dei cittadini, per fare queste operazioni, per la carità, sicuramente sarà una scelta politica. Io non credo di non dover difendere invece una impostazione che credo, come dire, in questo caso, come magari in altri, spero, consentirà alla città di avere una porzione degradata riqualificata con un progetto di riqualificazione che ha un inizio e una fine. Penso che questo sia un buon andamento dell'amministrazione che stiamo, come dire, conducendo. Grazie Presidente. Grazie a lei, Assessore.